è una frequentazione che avviene il sabato pomeriggio, il sabato sera. In questi momenti di incontro poi ci può essere qualche episodio che sfocia in anche aggressioni per effetto anche di uso di alcol. Incontrarsi e scontrarsi. Anche qui a Padova alcuni episodi di violenza nelle piazze da parte di giovani, anzi giovanissimi, forse non propriamente fenomeni etichettabili come gang, di sicuro inclini alla violenza. Cercano di verificare se ci sono degli scontri e delle risse nell'ambito di questi punti di aggregazione da poter poi pubblicare sui social. Il termine di baby gang penso sia errato. Negli ultimi tempi si è visto questi episodi di violenza che derivano da fenomeni di malessere giovanile, di disagio giovanile. Risse per la maggior parte sventate dalla polizia. Sono dei gruppi misti fatti da italiani, italiani di seconda generazione, stranieri. Nome, cognome, documento. È così che molti di loro vengono identificati, più di 1000, decisamente un numero importante. Non c'è stata alcuna schedatura, non c'è stata alcuna compilazione di blacklist, ma si tratta quindi di identificazioni che si sono realizzate nei normali dispositivi di controllo del territorio, identificazioni che costituiscono un patrimonio informativo che sarà vagliato dalle forze dell'ordine e selezionato per i seguiti alla competente autorità giudiziaria per l'inoltro poi ai servizi sociali. C'è stata una concentrazione in alcuni posti che è aumentata in queste ultime settimane. Siamo arrivati a identificare circa 1100 persone, di cui la gran parte sono minorenni. Il disagio alimentato anche dalla pandemia esiste e dilaga ovunque, tanto da portare qui a Padova alla nascita di un osservatorio. Un osservatorio anche permanente, con la presenza anche dei sindaci, che ha la finalità di monitorare il fenomeno e di ragionare assieme sulle strade da percorrere. Sono stati attivati per i profili di prevenzione dispositivi di intervento che hanno l'obiettivo di prevenire le risse. Non si può dire che sono appuntamenti in agenda o prefissati. Certo è che questo tipo di disagio giovanile, di malessere, che sfociano in violenza.